Bentrovati cari amici di Telemolise e benvenuti a questa nuova puntata di Viaggio in Molise. Oggi ci troviamo all'Aia di Mennella a Filignano in occasione del Gran Galà della 32esima edizione del Festival Omaggio a Mario Lanza, un festival di successo che ha portato sul palco diversi generi musicali in svariate serate e che proprio questa sera arriva alla conclusione. È il momento quindi di fare bilanci sicuramente positivi per una manifestazione che ha davvero affascinato e incantato il pubblico. E allora restate con noi per scoprire tutto su questa serata finale, su questo Gran Galà. Con noi l'assessore regionale Vincenzo Cotugno. La regione ha puntato sulla promozione del turismo in Molise anche quest'anno. Arriviamo anche alla chiusura di questo Gran Galà dell'omaggio a Mario Lanza, un festival internazionale di grandissima rilevanza. La regione centra in pieno un altro obiettivo, promuovendo poi l'arte musicale, che forse è la più conosciuta al mondo, no? Ma il Mario Lanza rientra nei 13 progetti, i grandi eventi della regione Molise, con una ultra trentennali. Quest'anno qui nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Molise e Lazio, è stata veramente eventi straordinari. 6 serate, 8 manifestazioni, veramente all'altezza. Io credo che il Mario Lanza sia veramente un grande festival che possa trovare, insieme con le altre manifestazioni storiche della regione, tipo l'Andocciata, le Carresi, i Misteri, possa trovare l'istituzionalizzazione come grande evento di questa regione. Quest'anno è stato valorizzato il Parco Nazionale, è stato valorizzato il paesaggio, oltre che la cultura musicale di Mario Lanza, che resta un nostro concittadino che ha fatto strada ed è famosissimo in tutto il mondo. Sicuramente l'omaggio a Mario Lanza si conferma come uno dei grandi eventi di questa regione, perché ha portato in Molise ospiti di tutto rispetto che hanno conosciuto il Molise e hanno fatto conoscere il Molise. Quindi sicuramente un grande risultato, che anche ci è un augurio per il futuro, un augurio importante e positivo. Ma Mario Lanza è un ambasciatore del Molise nella sua grandissima carriera che ha fatto in tutto il mondo, conosciuto in tutto il mondo, ha portato la promozione poi dello stesso Molise. La regione ha finanziato questo evento, ripeto, tra i 13 grandi eventi regionali. È stato un grande successo, la partecipazione di un pubblico così numeroso ne è testimonianza. Credo che non ci sia un altro modo migliore per omaggiare Mario Lanza, promuovendo quello che è le bellezze, che sono le bellezze della nostra regione, in quanto proprio Mario Lanza è una delle nostre eccellenze. Ecco, assessore, lo abbiamo detto, bilancio sicuramente positivo per questo festival che volge alla conclusione, e volge alla conclusione anche un po' la stagione estiva molisana, ma si guarda già al futuro. Quali sono gli obiettivi per il futuro, per promuovere sempre di più e sempre al meglio la nostra bellissima regione? Ma noi con il bando Turismo e Cultura 2022 abbiamo finanziato quasi 100 eventi, 100 progetti per 300 eventi su tutto il territorio regionale. Però abbiamo fatto un'altra grande cosa, io ritengo quella
di programmare il 2023. Noi già a ottobre-novembre faremo la conferenza stampa per il cartellone completo del 2023, che sarà l'anno del turismo di ritorno. Per cui questi eventi serviranno proprio per richiamare i tantissimi molisani in giro per il mondo per un grande anno, quello del 2023, che è l'anno delle radici, l'anno del turismo di ritorno. Il tema dell'anno delle radici sicuramente è un tema chiave della prossima programmazione. Quali altre parole chiave ci saranno nella prossima programmazione per fare nuovi eventi, per realizzare altre iniziative? Ma è quello di alzare l'asticella dell'accoglienza. Noi come Regione stiamo facendo un grandissimo lavoro di promozione a livello nazionale e internazionale, attraverso i media, attraverso i canali TV nazionali, attraverso la stampa specializzata del settore e attraverso questi eventi. Il territorio sta rispondendo alla grande, bisogna però alzare sempre di più l'asticella dell'accoglienza, ma quello è fisiologico, ci vuole tempo, ci vuole molto coraggio e ci vuole molta, molta imprenditoria. Il turismo e la cultura sono elementi imprescindibili per lo sviluppo economico della nostra regione. La regione ci sta puntando molto, il governo regionale, l'assessorato al turismo e alla cultura regionale stanno facendo grandi investimenti in questo settore, ma la cosa bella che a me piace sempre sottolineare è che incomincia a crederci veramente anche il territorio, gli stakeholder che stanno continuando a investire, e questo ci fa enormemente piacere. Maestro Leonardo Quadrini questa sera guiderà l'orchestra del Gran Galà di chiusura dell'omaggio a Mario Lanza. Cosa possiamo aspettarci? Quale musica soave ascolteremo? Beh, chiaramente musica classica, musica lirica, per essere in tema del festival dedicato a Mario Lanza. Stasera si chiude questo primo step del festival. L'abbiamo aperto l'11 con il concerto omaggio a Lucio Dalla con Pier Davide Carone. Siamo qui con l'Orchestra Sinfonica Internazionale della Campania, che è un mio progetto di integrazione musicale, che abbiamo musicisti da 5 nazioni, e penso che ci sarà il pubblico delle grandi occasioni come sempre, perché per me è tradizione questo Gran Gala della lirica, musica brillante al di là della lirica, quindi diciamo musica d'effetto, musica piacevole. Sul palco tenori molto importanti che sicuramente renderanno la serata magica e unica. Sarò accompagnato in questo viaggio musicale da Fabio Andreotti, tenore, che è stato anche l'anno scorso nel Gran Galà dei Tre Tenori, quindi uno dei tre tenori. Debutta con noi stasera Luciana Distante, un soprano italo-brasiliano che è originaria di Lecce. E chiude il trio Antonio Stacrapete, baritono, che viene da Bari.